doveva essere la settimana della grande resurrezione del Real Madrid, è diventata invece una via crucis, perché con due classicos persi in casa contro il Barcellona senza segnare, il Real è andato fuori dalla Copa del Rey e di fatto ha perso anche la possibilità di sognare ancora questa Liga. Cosa rimane? La Champions League, il giardino di casa, anche se parlare di giardino di casa in questo momento suona un po' sinistro, perché il Bernabeu ultimamente è stato un grande problema per i Blancos, visto che vengono da 3 sconfitte consecutive sul proprio campo, cosa che non si vedeva dal 2004. Problemi ce ne sono di ogni tipo a Madrid, ci sono problemi tecnici, non fisici secondo me, perché da quando è tornato Antonio Pintus, il grande preparatore atletico italiano, ad essere il principale responsabile della preparazione, le cose sono molto migliorate rispetto a quando Lopetegui aveva voluto un proprio uomo caro all'inizio della stagione. Poi però ci sono problemi tattici, problemi strategici, problemi psicologici all'interno di uno spogliatoio rovente e spaccato, per cui al Real Madrid questa sera rimane la possibilità di rimanere dentro, direi quasi un obbligo. Dove stanno i problemi del Real Madrid? A mio modo di vedere si originano tutti nella situazione di questa squadra, intesa come espressione della formazione che va in campo, e vanno legati alle radici storiche di questo club. Perché? Perché il Real Madrid ha vissuto due grandi epoche d'oro nella propria epopea, quella degli anni 50 e quella targata Zidane e Cristiano Ronaldo, due epoche in cui la squadra ha vinto tutto quello che poteva vincere perché aveva le migliori individualità messe nelle migliori condizioni possibili. Storicamente il Real Madrid non è un club che pratica un calcio dal senso collettivo, e anche qui c'è un grande dualismo con il Barcellona, che invece ha una propria scuola e la impone con le grandi figure ma messe a sistema collettivamente. Il problema di questo Real Madrid qual è? È che le figure mancano e di conseguenza non arrivano i risultati. Chi manca principalmente sul campo? Cristiano Ronaldo. E cosa manca principalmente a questa squadra? Il gol. Sono 16 in meno rispetto a questo punto della stagione scorsa, e visto che sono state giocate 44 partite, praticamente manca un gol ogni 3 gare. Cristiano Ronaldo non c'è più. Chi doveva sostituirlo in termini di cifre, di fatturazione, non sta riuscendo a farlo, visto che il miglior cannoniere della squadra è Benzema e di gol ne ha fatti solo, tra virgolette, 20 fra tutte le competizioni. Risulta che il Real Madrid, non avendo un impianto di gioco collettivo, va a cercare la propria figura, e la figura in questo momento è Vinicius, un 18enne di grandissimo talento, di grandissime prospettive, ma pur sempre un 18enne. Non può essere lui il trascinatore tecnico della squadra. In più, il centrocampo, il terzetto, la santissima trinità, come l'hanno chiamata in Spagna, Casemiro, Modric e Kroos, in questo momento non funziona nel migliore dei modi, principalmente perché Kroos è l'ombra di quello visto nelle ultime stagioni. Addirittura c'è stato un battibecco mediatico con un altro ex grande centrocampista tedesco del Real Madrid, Bernd Schuster, che lo ha definito un trattore diesel. Kroos si è arrabbiato, gli ha risposto male, ma non è così lontana dalla realtà la visione di Schuster, perché Kroos sembra opaco, sembra grigio, e anche i numeri riflettono questa condizione. Fin qui, fra tutte le competizioni, Kroos ha servito 4 assist, l'anno scorso ne ha fatti 8, l'anno prima addirittura 16. È un qualcosa che manca molto al Real Madrid, che costringe Modric a lavorare per 2 e di conseguenza le energie si riducono, e anche lo stesso Casemiro, che ha avuto anche un brutto infortunio a cavallo del cambio di anno, sta avendo delle difficoltà nell'essere sia tampone che propulsore offensivo. In più ci sarebbe la difesa, che sicuramente non è blindata, ma questo è un problema secondario se pensate che il miglior Real Madrid del triennio di Zidane, ovvero quello che ha vinto la Champions League dando 4 gol alla Juventus a Cardiff, ha chiuso la stagione avendo subito reti in 47 delle 60 partite giocate. Il problema a Madrid non sono mai i gol subiti, sono sempre i gol fatti, che quest'anno sono pochi, come vi dicevo prima. In più adesso c'è un altro problema, perché Solari, quando è arrivato per sostituire Lopetegui, è un po' tornato sull'idea storica di cui vi parlavo all'inizio di questo discorso, ha dato pista alle figure, però ha messo delle figure nuove, ha scelto i giovani provenienti dal vivaio o arrivati comunque per la squadra che lui dirigeva prima, il Castiglia, facendo fuori degli elementi che avevano il loro peso. Su tutti direi Isco. Isco è un giocatore che, anche analizzando le dinamiche tecniche del Real Madrid, servirebbe molto, perché con Vinicius che rimane largo, con Benzema che deve abbassarsi per fare il trequartista, per arrivare a lavorare il pallone uscito dal centrocampo, manca poi un riferimento in area e appunto mancano i gol. Isco però, quando è stato coinvolto da Solari pochissime volte, si è dimostrato in scarsa condizione, ma la condizione si fa giocando, e magari qualche minuto in più per il malaghegno avrebbe dato una mano al Real Madrid.
Poi c'è la situazione di Marcelo, ai limiti dell'incomprensibile, o meglio, è vero, Marcelo quest'anno quando ha giocato ha mostrato forti criticità difensive, però quello che fino a qualche mese fa era unanimemente considerato il miglior terzino sinistro al mondo, adesso non fa un minuto nelle partite importanti. Gioca Reguilón, un giovane 23enne, molto interessante, ma quando conta, Marcelo è Marcelo. E poi il caso più spinoso è quello di Gareth Bale, ma in questo caso non si può parlare di una decisione dell'allenatore, è lui che si è praticamente autoescluso, o meglio non si è mai inserito in questo gruppo, perché Bale ad esempio è a Madrid da quasi 6 anni e ancora non parla perfettamente il castigliano, lo chiamano il golfista nello spogliatoio perché è spesso isolato con il suo iPad e le sue cuffie a guardare tornei di golf, non partecipa alla vita della squadra e ultimamente ha avuto anche delle manifestazioni pubbliche piuttosto calde, come l'esultanza polemica nel derby con l'Atletico Madrid e soprattutto la non esultanza nella partita con Levante quando ha scacciato via il compagno Lucas Vázquez che voleva celebrare il gol della vittoria con lui. Parla il suo agente, non parla lui, non parla neanche sul campo, questi sono tutti i problemi assortiti di un Real Madrid che stasera ha veramente la serata che definirà la sua stagione, una serata calda e pesante al Bernabéu contro un avversario che, come il Barcellona e non come il Real Madrid, fa della propria filosofia, della collettività del proprio gioco l'arma principale. Però rispetto al Barça è un avversario come il Madrid piuttosto giovane, piuttosto verde, quindi le condizioni, visto anche il 2-1 esterno della partita d'andata, dovrebbero essere più comode, anche se comodo è un aggettivo che quest'anno al Real Madrid, a questo Real Madrid schizofrenico, quasi bipolare, che può sempre fare tutto il contrario di tutto, non si adatta per nulla. Serata calda questa e poi anche un'estate calda, perché Florentino Perez dovrà guidare una trasformazione e dovrà puntare ancora sulle figure se vorrà ricostruire un grande Real Madrid. Di figure adesso in questa squadra ce ne sono troppo poche.